La necessità di fornire assistenza tecnica ad amici, parenti e colleghi in ambito lavorativo è più sentita che mai. Ma con la rivoluzione dello smart working questo è diventato estremamente difficile. Perché mentre prima magari era molto facile sedersi di fianco alla persona in difficoltà, oggi ci troviamo spesso separati da decine di chilometri e ritrovarsi nello stesso posto fisicamente non è più facile come prima. E quindi per chi, come me, deve comunque fornire assistenza tecnica agli altri, le cose sono diventate molto più difficili. Proprio per aiutarci in questo momento difficile nascono i software di controllo remoto che ci permettono appunto di prendere il controllo ed aiutare qualcuno con il proprio computer anche quando non abbiamo fisicamente accesso al computer, proprio perché magari il computer sul quale dobbiamo intervenire si trova a centinaia di chilometri di distanza, ma utilizzando un software di assistenza remota sarà proprio quasi come essersi seduti davanti al computer sul quale dobbiamo intervenire. Ed ecco quindi che in questo video vedremo proprio come utilizzare Supremo, un programma di assistenza e controllo remoto che ci permette appunto di fare quello che abbiamo detto, quindi aiutare qualcuno anche se non abbiamo fisicamente accesso al suo computer. Vedremo quindi come si usa il programma, come si installa, come si regolano tutte le opzioni al meglio. E prima di andare avanti ti dico fin da subito che è disponibile un'ottima edizione gratuita che può essere utilizzata in ambito non professionale, quindi va benissimo per aiutare gli amici oppure la zia in difficoltà. Se l'argomento ti interessa e vuoi prendere il controllo del computer di qualcuno da remoto, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Quindi ecco, vediamo qui a schermo quali sono i due principali ambiti di utilizzo di un programma come Supremo. Quindi abbiamo l'assistenza da remoto, appunto quello che dicevamo poco fa, ovvero collegarsi da remoto al computer di un collega o di un amico in difficoltà per risolvergli qualche problema, oppure le funzionalità di desktop remoto, ovvero installando Supremo sul nostro PC, magari sul PC fisso di casa o dell'ufficio, potremo utilizzare un secondo computer, magari un notebook che abbiamo sempre con noi, per collegarci alla nostra postazione fissa e prenderne il controllo da remoto. Come già ho accennato, Supremo è gratuito per l'utilizzo non professionale, non continuativo, mentre per chi debba utilizzarlo in ambiente business ci sono dei prezzi veramente ottimi, perché si parte da solo 5 euro al mese. Seguendo il link che trovate nella descrizione del video qua sotto trovate comunque tutte le indicazioni sulle licenze. Per il resto, una curiosità interessante per preparare l'articolo sul sito: tutte le prove che ho fatto, ho appunto utilizzato io stesso in prima persona il programma Supremo, quindi l'ho installato, come dicevo poco fa, sul mio PC fisso di casa e utilizzando un vecchissimo portatile che cade un po' a pezzi, ho appunto utilizzato il mio super potente computer di casa come se ci fossi seduto davanti, anche se in realtà mi trovavo appunto a 60 km fuori ufficio. Ma veniamo alla parte un po' più interessante, quindi qua a schermo in questo momento io ho preparato due ambienti. In particolare abbiamo un ambiente con Windows 10 che sarà il PC che deve ricevere assistenza, e il PC con Windows 11, eccolo qua, un altro ambiente con Windows 11 che sarà appunto il PC utilizzato dall'operatore per fornire assistenza. Quindi per prima cosa andiamo qui sul PC che deve ricevere assistenza e colleghiamoci a questo sito supremocontrol.com e clicchiamo su download. In particolare per questo video io ho utilizzato appunto Supremo per Windows, ma il programma è disponibile anche per Mac, Linux e ci sono anche le app per Android e iOS. Comunque, per quanto riguarda l'ambito PC, una volta collegandosi al sito supremocontrol.com, ti lascio anche il link nella descrizione del video qua sotto, basta cliccare su download per scaricare questo piccolo eseguibile. Eccolo qua, una volta scaricato l'eseguibile facciamoci doppio clic per avviarlo ed si presenta questa schermata iniziale dalla quale dobbiamo scegliere se aprire direttamente Supremo, quindi avviare immediatamente il programma, oppure se vogliamo installare il programma per utilizzarlo successivamente. Ora ci stiamo fornendo assistenza one shot, quindi una volta, una tantum, a qualcuno possiamo fare direttamente apri Supremo per avviare il programma, mentre invece ci sono alcune opzioni molto interessanti che si sbloccano procedendo con l'installazione. Comunque per il momento diciamo di aprire Supremo qui, eccolo qua, ed ecco l'interfaccia principale del nostro programma. Quello che vediamo qui è l'ID, l'identificativo di questo specifico computer che chi deve ricevere assistenza deve comunicare al tecnico che si deve collegare per poter appunto localizzare il suo PC, mentre invece qua sotto c'è la password, blocca appunto l'accesso e permette al tecnico che deve fornire assistenza di entrare e connettersi al PC.
Quindi ecco, procediamo come ci siamo detti, questo è il computer che deve ricevere assistenza, mentre appunto passiamo qui al computer che deve fornire assistenza. Io mi sono già copiato dall'altro PC le credenziali, quindi procediamo inserendo il codice, l'ID del computer al quale dobbiamo connetterci e clicchiamo appunto connetti. Ci viene chiesto appunto di inserire anche la password ed ecco qua, torno qua, inseriamo anche la password ed ecco che siamo connessi. E come possiamo vedere da qui all'interno di questa finestrella possiamo vedere lo schermo del computer al quale dobbiamo fornire assistenza. Ora con un po' di immaginazione prova a immaginare che questo esterno, quindi il computer Windows 11, sia il tuo PC da tecnico, quello con il quale stai operando fisicamente, mentre invece questo che vediamo in finestra sia appunto il computer della persona che ti ha chiesto aiuto. Quindi a questo punto da qui possiamo veramente fare tutto quello che potremmo fare come se fossimo seduti fisicamente davanti al computer della persona che dobbiamo supportare. Quindi ad esempio possiamo avviare i programmi, modificare i file, cambiare le impostazioni e fare tutte le attività classiche che i tecnici di supporto, gli esperti di supporto tecnico devono svolgere sui computer delle persone. Un paio di cose interessanti da notare: non ho avuto problemi con il controllo dell'account utente, quindi anche ad esempio avviando un programma con gli privilegi di amministratore come sto facendo in questo momento, non ci sono problemi perché appunto ecco qua ho avviato un prompt dei comandi come amministratore e è stato avviato correttamente, posso comunque interagire con questa applicazione, cosa che dovrebbe essere scontata ma non lo è. In questo caso Supremo funziona veramente molto bene. Per quanto riguarda un'altra cosa importante da puntualizzare, mentre stiamo lavorando con il nostro computer remoto, il computer appunto che stiamo controllando rimane comunque disponibile. Quindi ecco come vediamo in questo caso, la persona, sono tornato sul PC appunto Windows 10 della persona che sta ricevendo assistenza, che può appunto vedere in tempo reale cosa stiamo facendo e volendo può anche interagire con gli elementi a schermo. Quindi ecco che come vediamo qui, sono tornato sul PC del tecnico, quello che succede da una parte viene immediatamente visualizzato anche sullo schermo dell'altra. Quindi tanto per capirci, non funziona come il desktop remoto integrato in Windows, che appena qualcuno si collega da remoto butta fuori la sessione dell'utente locale. Non funziona assolutamente così, in questo caso possiamo lavorare insieme con la persona da remoto. Nel corso della mia prova, che come dicevo prima si è svolta da una sessantina di chilometri di distanza, l'applicazione è sempre stata molto reattiva, quindi sicuramente si avverte un minimo di latenza, ma questo è normale con qualsiasi programma di controllo remoto, ma non è nulla di fastidioso e veramente in caso siano presenti delle linee veloci si può tranquillamente lavorare sul computer remoto. Ok, per questa nostra prima prova abbiamo lanciato manualmente il programma Supremo sul computer che volevamo controllare da remoto. In generale però, per quelle situazioni in cui abbiamo spesso bisogno di collegarci al computer di qualcun altro, vale sicuramente la pena di configurare e installare localmente Supremo di modo che possa avviarsi automaticamente insieme al PC. Per fare questo spostiamoci qui sotto strumenti, poi sotto opzioni e attiviamo questa opzione: esegui Supremo all'avvio di Windows accesso non presidiato. Salviamo le impostazioni e quello che succede a questo punto è che ad ogni avvio di Windows, quindi ad ogni riavvio del PC, anche Supremo verrà avviato immediatamente insieme al computer. In questo modo diverrà tutto molto più semplice perché il tecnico potrà appunto inserire direttamente l'ID, l'identificativo del computer al quale vuole collegarsi, magari utilizzando la rubrica integrata, ed ecco che una volta inserita la password si collegherà automaticamente senza neanche bisogno che l'utente remoto debba avviare manualmente il programma. La dinamica che abbiamo appena descritto è veramente ottima per fornire assistenza tecnica da remoto, però come è evidente è necessario che ci sia qualcuno seduto davanti al PC remoto che ci comunichi le credenziali per poter accedere. Però Supremo ci offre anche la possibilità di connetterci in modalità non presidiata. Per svolgere questa operazione clicchiamo qui su strumenti, sulla tab sicurezza, eccola qua, e a questo punto dobbiamo solo scegliere una password secondaria. Se impostando questa password secondaria, questa seconda password rimarrà fissa e quindi dal computer del tecnico potremo direttamente collegarci al nostro computer remoto inserendo in alternativa la password casuale che abbiamo utilizzato fino a qua anche la password fissa che abbiamo impostato. In questo modo, con questa password fissa e l'avvio automatico che abbiamo abilitato un attimo fa all'accensione di questo computer, potremo automaticamente connetterci. Ma vediamo in pratica come funziona, quindi andiamo qui appunto strumenti, sicurezza, a questo punto digitiamo una password fissa, io sto inserendo 6 volte A per semplicità e per comodità, ma chiaramente ti raccomando di scegliere una password molto sicura per la massima sicurezza. A questo punto salviamo questa nuova password e come vediamo la password casuale è comunque disponibile per la connessione, però se noi torniamo al nostro PC da tecnico
Possiamo immettere l'ID al computer al quale vogliamo connetterci, cliccare connetti come abbiamo fatto prima, ma a questo punto digitando la password fissa che abbiamo appena scelto e cliccando ok, possiamo appunto entrare direttamente senza che ci sia stato bisogno che nessuno ci abbia comunicato la nuova password che è stata appunto generata dinamicamente. Ecco quindi che abbiamo sbloccato l'accesso non presidiato, siamo quindi entrati nel computer senza bisogno che il proprietario fosse appunto presente fisicamente presso il computer remoto. Questa cosa di nuovo può essere utilizzata sia per fornire assistenza remota nel modo più semplice possibile, senza neanche bisogno di chiedere le informazioni per entrare, chiaramente facendo sempre attenzione a rispettare le leggi sulla privacy in questo caso, oppure come ho fatto io appunto mentre facevo l'articolo per collegarci da remoto al nostro computer fisso che magari si trova da un'altra parte. Come abbiamo visto poco fa, una volta connessi ad un computer remoto compare qua sopra questa barra di supremo che offre alcune funzionalità molto molto interessanti. Il primo è il file manager che ci consente appunto di caricare o scaricare file oppure intere cartelle da e verso il PC remoto, quindi possiamo caricare da locale sul PC remoto un file oppure scaricarne un altro, cioè copiarlo dal PC remoto e trasferirlo su quello locale. Questo file manager secondo me è molto utile, molto comodo, però c'è una modalità che secondo me è ancora migliore per abilitare il trasferimento di file, ovvero prendiamo una cartella sul PC remoto come può essere questa ed ecco che basta prendere un file dal nostro PC locale, trasferirlo e appunto tramite trascinamento dentro alla finestrella del computer remoto e come abbiamo visto eccolo qua, immediatamente viene trasferito e caricato il file sul computer remoto tramite un semplice clicca e trascina drag and drop. Secondo me questa cosa è veramente comodissima. In alternativa c'è la possibilità di fare copia e incolla, quindi copiare dal PC locale e incollare su quello remoto oppure viceversa, sempre per abilitare il trasferimento dei file. Per il resto la barra ci offre una serie di altre funzionalità, in particolare c'è la possibilità di chattare con il computer remoto oppure aprire questo pannelletto con una serie di funzionalità molto interessanti per scatenare ad esempio il riavvio oppure cambiare il mapping della tastiera oppure svolgere un'altra serie di operazioni comuni per quanto riguarda appunto l'amministrazione dei sistemi remoti. Possiamo mettere ancora lo schermo remoto a schermo intero sul PC locale oppure selezionare una serie di opzioni relative alla visualizzazione, in particolare possiamo catturare uno screenshot oppure scegliere come visualizzare, scegliere anche il code per ottimizzare la qualità oppure la velocità, scegliere la risoluzione e di nuovo una cosa molto molto utile è in caso siano presenti più monitor collegati al sistema remoto possiamo scegliere se visualizzare tutti i monitor connessi al PC remoto oppure passare rapidamente tra un monitor e l'altro, anche questa cosa è molto utile. Infine appena otteniamo questo pulsante disconnetti cliccando il quale si conclude la sessione di gestione remota e ci si disconnette appunto dal PC remoto. Un'altra funzionalità molto molto utile disponibile anche nella versione gratuita di Supremo, al contrario di altri concorrenti, è appunto la possibilità di creare una rubrica. Possiamo quindi aggiungere i computer ai quali ci connettiamo di frequente in una lista e poi potremo raggiungerli tramite un semplice doppio clic. Diamo rapidamente un'occhiata alle altre opzioni presenti che sono veramente tantissime e questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo Supremo, proprio la possibilità di personalizzare l'esperienza di controllo remoto. Appunto abbiamo già parlato della password, possiamo inserire addirittura altre password, quindi altre password fisse magari perché vogliamo comunicarle a qualcuno oppure di nuovo possiamo limitare la possibilità di connetterci a determinati ID. In particolare questa cosa la trovo molto importante perché nonostante la connessione sia già crittografata, quindi tutti i dati scambiati sono crittografati e inaccessibili alle terze parti, però se ad esempio siamo in un ambiente professionale e sappiamo che controlleremo solo i computer da determinate postazioni possiamo inserire gli ID delle postazioni dei tecnici che devono collegarsi in questa lista e quindi solo questi tecnici, solo questi computer abilitati potranno effettivamente connettersi. Quindi anche in caso qualcuno riuscisse in qualche modo a rubare la password abilitando questa opzione non riuscirebbe comunque a connettersi e la trovo una cosa molto importante. Per il resto sotto opzioni appunto abbiamo già l'accesso automatico del quale abbiamo già parlato, la possibilità di personalizzare il nome del computer, installare un proxy, configurare l'accesso internet tramite proxy e appunto la disponibilità di una stampante remota. Per il resto passiamo sotto avanzate, appunto come abbiamo visto l'interfaccia in questo momento è localizzata in italiano, come perché è stato riconosciuto la lingua del sistema operativo, però c'è la possibilità di accedere
accedere e di cambiare la lingua. Per il resto qua sotto abbiamo altre due opzioni appunto avanzate molto interessanti. In particolare generalmente Supremo gira con i privilegi dell'utente system, però se abbiamo esigenze specifiche possiamo disattivare questa checkbox per cambiare l'utente. Mentre invece qua sotto c'è il supporto alla multisessione, abilitando il quale è possibile per molteplici utenti remoti connettersi a questo stesso PC. Procediamo cliccando Professional e troviamo la possibilità di eseguire login. Eseguendo login collegheremo questo PC ad un account Supremo Professional, tramite il quale avremo la possibilità di accedere ad una serie di funzionalità. In particolare avremo la possibilità di avere il monitoraggio all'interno di Supremo Console, che è la componente di controllo remoto centralizzato della quale ho parlato in un altro video dedicato pubblicato qualche tempo fa. Per il resto questo collegamento download è semplicemente una scorciatoia per aprire la cartella locale del download. Abbiamo la possibilità di accedere ai report locali oppure ai report online, oppure di aprire rapidamente il pannello di Supremo Console. Infine, cliccando su aggiornamento qua sotto, si apre questa pagina con una serie di opzioni molto interessanti. In particolare di default è disattivato l'aggiornamento automatico del programma, però se lo desideriamo possiamo appunto fare in modo che vengano scaricate e installate automaticamente le nuove versioni di Supremo che vengono rilasciate. Per il resto qua sotto c'è la possibilità di scegliere se partecipare al canale stabile oppure se avere appunto l'accesso alla beta con le funzionalità in anteprima. Per chi si trovi spesso in movimento e voglia avere la possibilità di utilizzare il proprio PC anche da mobile, c'è la possibilità di installare l'app, appunto come dicevamo, anche per Android e iOS per collegarsi direttamente al nostro PC con Supremo installato e magari fornire assistenza in mobilità, che può sembrare una cosa assurda, però l'ho fatto in una situazione d'emergenza e quindi posso confermare che è fattibile. In particolare questa è l'applicazione per Android che io ho installato direttamente da Google Play. Una volta scaricata si apre un'interfaccia come questa, dove dobbiamo appunto specificare l'ID del computer al quale vogliamo connetterci, come in questo caso cliccare connect, viene chiesta la password, ecco qua che siamo appunto collegati automaticamente al nostro PC indicato. Ecco qua, come vediamo abbiamo la possibilità di interagire sia con il mouse, come vediamo qui si utilizza chiaramente il touchpad del dispositivo mobile per interagire con gli elementi a schermo del PC remoto. Per il resto abbiamo una serie di opzioni interessanti, in particolare possiamo scegliere di disattivare l'utilizzo del mouse e quindi toccare direttamente, attivare le funzioni direttamente toccando sullo schermo del display mobile. In questo modo diventa come se il PC remoto avesse un touchscreen incorporato, quindi potremo interagire con gli elementi a schermo direttamente tramite touch. Ci sono ancora una serie di opzioni molto interessanti anche da mobile che appunto vi faccio vedere rapidamente qui, però la cosa interessante da portarsi a casa è che c'è appunto la disponibilità anche di un'app per Android, di nuovo è gratuita anche questa e funziona veramente molto bene, possiamo interagire con qualsiasi PC sul quale sia stato installato e configurato Supremo, come abbiamo detto poco fa. Bene, da Zona di Turbola.it è tutto, come al solito se proverai Supremo fammi sapere che cosa te ne pare qua sotto nei commenti, lasciami tutte le tue impressioni, se ti è piaciuto, che velocità ha, che difficoltà hai trovato e qualsiasi altra cosa ti salti per la mente, fammelo sapere nei commenti qua sotto. Al prossimo video, ciao!